una bomba che è stata fatta esplodere la scorsa notte di fronte al centro di preghiera islamico nel quartiere Arcella di Padova. Trovate anche tracce di un fumogeno, probabilmente acceso per nascondere eventuali telecamere presenti. A dare l'allarme sarebbero stati molti residenti della zona svegliati dall'esplosione. Sul posto è intervenuta subito però la polizia e la Digos che sta indagando. Nessuna rivendicazione sarebbe stata fatta per bene fino adesso. Gli attentatori avrebbero anche sfondato a calci una porta che conduce ad alcuni appartamenti abitati da immigrati. Il complesso ospita infatti quasi esclusivamente immigrati di origine bangladese e cinghalese. In passato il centro di preghiera non aveva creato problemi, eccetto qualche lite con i residenti della zona in merito all'utilizzo di palchicci. Il Bangladesh Islamic Center, questo è il nome del centro di preghiera, ieri sera aveva chiuso intorno alle 20 di sera, 4 ore circa prima dell'esplosione della bomba carta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua.